Ciao ragazzi, questa è un'altra recensione di questo albo illustrato particolarissimo che ho comprato a Colonia. L'ho comprato nella libreria del Museo Ludwig, è il museo d'arte contemporanea. Un museo meraviglioso, se avete l'occasione di andare a vederlo, di andare a visitarlo, insomma, fatelo assolutamente. Quindi è in tedesco. Io ripeto, il tedesco non lo so, non so pronunciarlo, quindi non mi azzarderò nemmeno a provare a leggerlo, però se qualcuno di voi riconosce qualche cosa e può darmi, insomma, un po' spiegare, insomma, di cosa si sta parlando, meglio. Io l'ho comprato perché è molto molto particolare sia dal punto di vista della tecnica utilizzata, quindi di queste immagini, sia perché è un libro gioco. Io di libri gioco insomma non ne ho, a parte questo, nemmeno uno, e quindi questo mi era sembrato molto strano, particolare. Prima cosa che vi faccio notare, come sempre, la copertina, che è rigida e il formato è quello classico in verticale, e nel retro della copertina ci sono queste immagini di questi animali assurdi, strani. Poi un'altra cosa particolare che mi ha colpito e è stato quello che mi ha invogliato anche a prenderlo, oltre a queste immagini di questa donna inquietantissima anche per come è realizzata questo viso, eccetera, c'è questa fascetta che rende di per sé già soltanto questa il libro giocoso, perché adesso vi faccio vedere alzandolo che se si tira su e giù la fascetta questa personaggia mangia il pasticcino, aprendolo. Questi sono gli sguardi così semplici. Qua c'è il titolo, Stell dir vor, credo si dica Stell, però non so assolutamente che caspita significhi. L'avevo anche cercato, ora a dire la verità me lo sono dimenticato, ma insomma non importa. Allora c'è subito un giochino, c'è questa porta che si apre. E poi iniziano i giochi, perché questo non è un albo con una storia, sono proprio dei giochi illustrati praticamente. Vi faccio notare la particolarità che ogni pagina ha le istruzioni del gioco, ci sono delle istruzioni, nello specifico questo è un paesaggio in cui ci sono, cioè diciamo si riconoscono dei visi, questo in teoria dovrebbe essere che in questo paesaggio ci sono nascoste delle facce dei visi e bisogna trovarle. Ve ne faccio vedere solo una, per esempio questo è un profilo con un naso e una bocca. Nel cielo, anche qui c'è un profilo con un naso e una bocca. Poi ci sono tutti questi giochini tipo gli animali strani, che se si apre, allora faccio vedere questo, c'è un prima, questa specie di giaguaro zebra con altra roba in mezzo e se io apro formo altri due animali, se apro qui cambia ancora, se lo chiudo di nuovo cambia di nuovo, se apro questo c'è un altro animale qui, se apro questo c'è, cambia anche questo animale, insomma si può giocare con questo sistema qui delle aperture. E questo è l'altro giochino, qui c'è un'altra illustrazione gioco dove praticamente ci sono questi tetti, queste case che si possono vedere da un verso e anche dall'altro. Qui invece c'è uno particolarmente inquietante perché si gira questa ruota e cambiano le facce. Questa è come dovrebbero essere, se no si cambiano.
particolarmente inquietante. Cioè, se io l'avessi visto da bambina, sarei scappata urlando. Qui c'è un chiaro richiamo ad Arcimboldo, con questo volto costruito con la verdura. Poi qua ci sono altri giochi, non ve li faccio vedere tutti perché insomma... Quando troverò qualcuno che me lo traduce effettivamente dal tedesco, mi metterò magari a giocarci. Comunque per il momento vi faccio vedere quelli più assurdi. Guarda, questo anche è inquietantissimo. Ho già questo viso di bambina, ma se si apre il foglio è un mostro. Anche qui me l'aveste fatto vedere da piccola, sarei probabilmente... me lo sarei sognato, penso, per tutta la mia vita. Sarei rimasta atrocemente sconvolta. Comunque, nella pagina successiva c'è l'immagine, che è quella della copertina, che ve la devo girare perché prende due pagine e va guardata girando il libro. Sostanzialmente che qui è un gioco di piegature, si apre e c'è questa bocca assurda. Invece sopra questo cappello, c'è questo cappello che contiene tutti i dolci, si apre e contiene i dolci. Io sono più che altro rimasta affascinata dalla tecnica che hanno utilizzato, perché chiaramente è fatto a mano, non è assolutamente fatto in grafica. Ed è una di quelle tecniche molto molto old fashion, proprio... che ha quel sapore di qualcosa di tanti anni fa, di una cosa proprio vecchia vecchia, fatta sicuramente con una base, adesso non vorrei dire una fregnaccia assurda. Qui hanno usato tanta matita e delle basi probabilmente ad acquerello e poi tanto pastello, tanta matita, e hanno fatto un lavoro di un proprio minuzioso, perché questa cosa qui è proprio minuziosa. Vi faccio vedere un dettaglio dell'occhio. Cioè, si vede peletto per peletto. I capelli stessi sono fatti peletto per peletto. Andiamo avanti. Qua ci sono altri giochi, un'altra pagina che si apre. Qui si apre la valigia. Anche qui ci sono un po' di giochini, questi sono sempre i soliti che si possono guardare da tutte e due le parti, questi visi che anche capovolgendoli si vede un viso. E poi c'è questo che è sempre un giochino fatto con le aperture, ovvero si aprono queste finestrelle e si cambia l'aspetto a questi animali assurdi. Poi c'è questo con le nuvole che appunto sono in forma di tanti animali, e, che ne so, l'orso, il cinghiale, il leone, il lupo. Credo si tratti di riconoscere tutti gli animali presenti all'interno di questo cielo. E è finito. E nei risguardi in fondo, ultima finestrella, ultimo giochino, ci sono le soluzioni. Ecco, questo era il libro, non è una fiaba, non è una storia. È semplicemente un libro di giochi, però illustrato molto bene, illustrato con questo gusto
particolare, molto retro, molto che ricorda anche questo, ricorda le cose che ho visto io nella mia infanzia, quindi per quello l'ho comprato. E anche un po' per studiarmi questa tecnica. È una tecnica che mi incuriosisce, una tecnica molto bella. E niente, volevo mostrarvelo in ogni caso per farvi vedere che c'è anche questo tipo di albo in giro. Anche in Italia ci sono libri gioco, ovviamente sono stili diversi. Ecco, niente, vi ho fatto vedere questo albo. Non tanto perché possiate, penso, trovarlo in giro, perché non so se è stato tradotto in italiano, non credo. Però, per farvi vedere anche questo tipo di possibilità e anche questo tipo di stile. Spero che vi abbia comunque in qualche modo interessati e ci sentiamo nel prossimo video di recensioni. Ciao!